E dunque, raga, eccoci qua con l'ultimo video sneak peek con lui, il nuovissimo Brawler Kit, tra l'altro strapuccioso, bellissimo. Design in sé per sé molto semplice, ma posso dire che ci sta tantissimo, è veramente bello. Allora, piccolo recap, vi ricordo che abbiamo visto nel primo video sneak peek un po' tutto l'aggiornamento a grandi linee. Sì, l'aggiornamento in realtà è già uscito, ma non sono uscite le 5v5. Quindi se volete andarla a vedere, mi raccomando, recuperate il primo video. Nel secondo abbiamo visto invece tutte quante le nuove skin. Nel terzo siamo andati ad analizzare nel dettaglio Miko. Nel quarto siamo andati ad analizzare il brawler Larry e Leury, il brawler 2 in 1. E poi c'è questo dove andremo a vedere Kit. Tra l'altro, ecco, prima di passare a lui, piccola cosa che manca da vedere è la questione Brawl Pass. Anche se su questo penso che ci farò un video più dettagliato nei prossimi giorni, anche per vedere le differenze dal pass attuale a quello che sarà da gennaio, e anche vedere qual è più conveniente sia per chi shoppa e sia per chi non lo shoppa. Tra l'altro vi ricordo che non sarà più shoppabile con le gemme, ma soltanto con i soldi. E avremo due varianti: il Brawl Pass normale al prezzo di 6,99€ e la versione Plus a 9,99€. La differenza in realtà si vede fin da subito. Nella versione Plus abbiamo delle soglie extra. Già nella prima si possono vedere 1500 bling in più. Andando avanti abbiamo anche più oro, più gemme, più punti energia. Alla soglia 50 abbiamo una skin che sarà disponibile per entrambe le versioni, mentre nella versione Plus ci sono due varianti, come state vedendo, due recolor della skin. Inoltre anche un titolo esclusivo, in questo caso nella stagione 23 sarà il drago dorato. Le soglie da 70 passano a 50, perché vi ricordo che il pass non durerà più 2 mesi ma soltanto uno. E per il resto comunque nella parte gratuita non è male, ci sono anche parecchi star drop, soprattutto la soglia 50 il leggendario, che dopo il buff che c'è stato qualche settimana fa, adesso il leggendario è tanto sostanzioso, più anche dei drop casuali come ricompense bonus. Insomma, piano piano stanno cercando anche loro di aumentare i drop, e secondo me è molto interessante come cosa. Comunque sul pass ci torneremo poi in un prossimo video. Raga, prima di andare avanti con il video vi interrompo un attimino perché ho da mostrarvi la mia nuovissima maglietta. Questa è la parte davanti, è una maglietta in collaborazione tra me e il mio team Humble, che tra l'altro, a proposito di Humble, non so se avete visto proprio in questi giorni che abbiamo vinto la Snapdragon Mobile Challenge di ESL, diventando dunque campioni europei. Ma a parte questo, la cosa interessante di questa maglietta è il dietro, dove abbiamo questo disegno che è a dir poco spettacolare. Nello specifico sono rappresentato io nella mia versione avatar, l'azzurro è anche il colore del mio logo, quindi ci sono io unito a Leon, il brawler. Lo potete capire dalla felpa, la coda del camaleonte, il lecca lecca in bocca, con la jersey Humble versione felpa. E tra l'altro, altro dettaglio, in mano possiedo una parallela che fa riferimento alla mia passione sportiva, ovvero il calisthenics. Dunque, se volete acquistarla la trovate giù in descrizione. Inoltre, i primi 30 ad acquistarla avranno anche questa figurina inclusa con il mio autografo nel retro. Mi raccomando, avete tempo fino al 16 dicembre, da quel momento non sarà più possibile acquistarla per un bel po', e fatevelo sto regalo di Natale, no? Comunque, detto questo, andiamo avanti con il video. Adesso andiamo in fondo perché Kit è un brawler leggendario. Questa è la sua anteprima, tra l'altro anche qua un design un po' diverso dagli altri brawler, non so perché. Comunque anche qua semplice, ma ci sta, mi piace veramente un sacco. Questo brawler uscirà inizi di gennaio, quindi penso col nuovo pass. Per quel che riguarda il brawler in sé per sé, sappiamo che Kit è una star dei cartoni classici apprezzati da tanti fan del passato. Ora è determinato a tornare sulla cresta dell'onda e a farsi apprezzare per le sue doti recitative, più che per il suo aspetto da gattino puccioso. Vabbè, ci sta, anche se è veramente puccioso in effetti. A parte questo, ecco, andiamo a vedere la maestria che non voglio dimenticarmi. A oro 1 abbiamo la sua reazione, molto carina. A oro 2 questo avatar, e a oro 3 il suo titolo, mi purdono le zampe. Sinceramente non ho capito perché purdono e non prudo, cioè il suo verso, però non lo so, non mi porrò altre domande. Per quelli che riguarda le statistiche, ovviamente da livello 11 sappiamo che ha 6000 HP, velocità di movimento molto rapida, l'attacco artigli, attacca da vicino con gli artigli in un'area a cono, 1600 di danni, portata corta, velocità di ricarica molto rapida. Per quel che riguarda la super, cambia in base a chi la si usa. Infatti salta e si posiziona sulla schiena di un altro brawler che col passare del tempo curerà se è un alleato e danneggerà se è un nemico. Quando è nella schiena dell'alleato, l'attacco cambia, diventa bumitoli, dove lancia gomitoli esplosivi mentre si trova sulla schiena di un brawler alleato, e danni 4000 mi sembra allucinante, bro. Per quel che riguarda l'attacco, appunto, tira sta graffa
da Kono, per cui dovrebbe colpire più brawler, immagino. Se io vado qua, vediamo se riesco a colpirne 4, 3, vabbè, forse anche 4 in un qualche modo. Eccolo qua a posto. Beh, non male, dai, anche se da questa distanza ti trovi una Shelly, ti trovi un El Primo. A quel punto è un po' particolare la situa. Fatto sta che con la super la vado a utilizzare contro il robottone e non ha fatto nulla. Perché non ha fatto nulla, scusami? Ah, tra l'altro sto notando adesso che la super si ricarica da sola nel tempo e ovviamente attaccando si va a velocizzare. Però scusami, vado di automira e effettivamente non fa niente. Ma che è? Cioè, dovreste dirmi che i robot non sono comunque considerabili come brawler in questo caso. Vabbè, dopo andremo a vedere nel dettaglio un amichevole. Allora, intanto andiamo a vedere le star power. Partendo da fame al cubo, Kit ottiene il 200% in più di forza da ogni cubo di energia raccolto. Letteralmente questa qua è una star power da usare solo in sopravvivenza. E 200% in più di forza, cioè letteralmente, quindi mi stai dicendo che se tipo hai 5 cubi di energia in realtà è come averne 10 proporzionalmente? Mi sembra un po' sbroccata. Sta cosa la andiamo a vedere dopo nel dettaglio, quindi andiamo alla prossima. Attaccamento morboso. Kit rimane attaccato ai brawler alleati per 5 secondi in più. Perfetto, anche questa non la possiamo testare per il momento, la vediamo tra poco in amichevole. Vediamo i gadget. Scatola di cartone. Si nasconde in una scatola di cartone e diventa invisibile per 5 secondi. Ricarica la super il 100% più in fretta da fermo. Ok, quindi andiamo subito a testarla. Almeno questa la riusciamo a testare, meno male. No, beh, ma anche le altre cose. Però, insomma, nel campo di prova è un po' più comodo, no? Quindi vado a usare il gadget adesso. In realtà mi posso particolare, zi. Cioè, quindi in questi 5 secondi sono invisibile. Gli altri non mi dovrebbero vedere. Dopo, anche qua facciamo il test per bene. Fatto sta che se io mi muovo, ricarico anche... Aspetta, facciamo una prova. No, vado a usarla super. Ok, adesso questa qua è la sua velocità. Vado a utilizzare il gadget. Rimango fermo immobile. Ed effettivamente la velocità aumenta. Per quel che riguarda l'altro, doppio cheeseburger. Cura se stesso e il brawler alleato che lo trasporta del 40%. Ok, anche in questo caso andrebbe testato al meglio. Però beh, intanto andiamolo a vedere da solo. Quindi lui mi colpisce. Non so perché per il momento... Ah, non me lo fa usare perché devo per forza essere nella schiena di un alleato. Va bene, non è un brawler testabile nel campo di prova. Quindi andiamo in sopravvivenza. Per ora andiamo con ordine, facciamo una cosa alla volta. Vediamo intanto la questione fame al cubo. Però prima dovrei vedere senza i power up, no? Quindi cambiamo. Sappiamo che come danno base fa 1600. Quindi aspetta, sta bene, intanto mi sembra un po' troppo aggressiva per i miei gusti. Quindi prendo una cassetta intanto. Qua andrebbero prese due cassette per testare al meglio. Ok, vediamo intanto la differenza. Posso colpirti? Perfetto, 1760. Quindi in teoria, andando a prendere un altro power up, il danno che faremo dopo dovrebbe essere lo stesso che facciamo appunto da zero power up con uno. 1920, perfetto. Quindi star power a sto giro, mettiamo fame al cubo e vediamo se torna. Ah, bravo, non provare a rubarmelo. Grazie mille. Vediamo 1920. Ok, 1920. Ci sta, viene raddoppiato. Poi andiamo a vedere la super e basta. Quindi in realtà, aspetta, dobbiamo stare attenti che non vorrei killare il bro. E anzi, dovresti recuperare la vita, che voglio vedere quanti danni gli faccio. Se per togliermi deve sparare. Vabbè, sappiamo che è qua, quindi faccio di questo. 1600 come danno fisso. Ah, e altre due hit da 250. Ok, non mi ha colpito, per cui dovrebbe essere una costante questa. Buona a sapersi, anche se dopo provo contro me stesso per capire meglio. E anzi, faccio adesso perché dopo. Allora, eccoci qua. Voglio fare due test. Il primo è senza sparare, giusto per avere la sicurezza di quello che abbiamo visto prima. Magari, guarda, giusto per capire. Stiamo un po' più distanti. Ok, in automatico si avvicina. Fa 1600 più 500. Ottimo. Adesso uso la super e dall'altro dispositivo sparo. Vediamo. Ok, sto sparando ma non succede nulla, ragazzi. Non succede nulla, per cui quando c'ha Kit attaccato ti deve per forza fare sti danni. E in realtà da questo possiamo dedurre che se il tuo avversario ha 2100 HP o meno, ovviamente gli vai addosso con la super e per forza di cose lo killi. Anzi, guarda, facciamo il test anche di sta cosa, giusto per capire se effettivamente anche con la vita calata corrisponde. Perfetto, 2000. Vado adesso, dovrei farlo giusto giusto. Ed effettivamente è così, ragazzi. Ok, per quel che riguarda l'altra star power, io la farei semplice. Non la utilizziamo, mi attacco ad un alleato, vediamo quanto tempo ci rimane, poi da lì aggiungiamo 5 secondi. Potevamo effettivamente fare anche il contrario, però vabbè, è indifferente. Intanto la super me la ricarico da sola, quindi possiamo anche stare qua nel chill. Ah, e poi in realtà contro me stesso dopo devo andare a vedere col gadget se effettivamente divento trasparente. Allora, ricordiamoci anche che cambia l'attacco, quindi faccio di questo. Io ovviamente non lo controllo, io posso solo sparare. E certo, vabbè, mi ho distrutti il mio bro, però ci è andato giù malamente. I danni sono parecchi, 4000, diventa un lanciatore come avete visto. Comunque, ritornato. Posso usarla super anche mentre... anche così, interessante. Ma andiamo, amico mio. Vedete comunque con che velocità sta ricaricando i colpi.
Certo che il mio alleato è una pippo, mannaggia lui. Cioè è un bot, ma bot veramente scarso assai. Allora, sono contro me stessa sto giro. Io ho messo la star power, quindi dovrebbe durare 5 secondi in più. Eccoci qua e siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, dovrebbero essere all'incirca 15 secondi senza star power, 10 ovviamente. Ora direi di andare a vedere dalla prospettiva del nemico con il gadget della scatola se effettivamente siamo invisibili. Beh, certo, se dice che diventiamo invisibili lo saremo per forza. Quindi eccoci qua, io sto usando il kit dell'iPhone, così voi riuscite a vedere molto bene la questione. Quindi faccio, beh, in realtà non serviva la super, vado di gadget. Ok, diventa invisibile, io mi sto muovendo, provo ad avvicinarmi e ovviamente una certa ricompare, ok. Vabbè, molto quindi in stile Leon. Vediamo, provo a usare il gadget davanti a lui. Ok, vabbè, comunque si vede, mi allontano un attimo e sparisco, perfetto. E ritorno lì, ottimo. E anche questa è andata. Adesso ci sarebbe da testare l'altro gadget, quello che curava sia me stesso che l'alleato. Speriamo che sto bot sia una pippa come quello di prima, non sarebbe male. Ah, tra l'altro, ecco, cosa da vedere. Se io uso la super in automira e sono più vicino al mio alleato, da chi mi va? In teoria dovrebbe andarmi addosso al nemico l'automira. Però ecco, guarda, tipo qua sarebbe perfetto. Niente, naggia. Oh, facciamo una cosa. Intanto mi avvicino da un altro team, così appena spuna il mio amico possiamo andare a controllare la cosa. Eccoli qua. Perfetto, torna in vita. Io nel dubbio aspetto un attimino. Faccio di questo. Ok, mi è andato addosso al nemico. Qua proprio si è capito perfettamente. Vorrei... ma c'è andato ancora giù. Ma sono veramente delle pippe i miei bot. Quindi io devo per forza mirare. Ok, vado di gadget appena qualcuno decide di colpirlo. Però cioè, un po' di fretta, nel senso, non è che abbiamo tutto il tempo del mondo. Niente. Madonna santa. Ok, gadget adesso. Dai, sì, sono qua per forza. Nel senso, non si è capito nulla. Difficile coi bot fare sto test, eh. Oh, ci riprovo, super, ok, gadget, perfetto, sparo indietro. Io però non le ho viste ste cure, o mi sbaglio? Aspetta, provo a fare un'altra cosa. Provo a essere io senza vita, appena torna il mio bro. Cioè, senza vita, insomma, non voglio curarmi. Così uso il gadget, vediamo se almeno io mi curo. Ok, quindi faccio di questo gadget. Perfetto, qua c'è una cura incredibile. E il mio amico si sta... ah sì, anche lui credo. Cioè non lo vediamo noi, ma in teoria lui dovrebbe vederlo dalla sua prospettiva. Io mi aspettavo di vedere il numero verde, ma effettivamente non ha senso che si veda dalla nostra prospettiva. Direi che abbiamo visto tutto, mancano soltanto le skin. E abbiamo intanto Billy the Kid, che vabbè, io l'ho già shoppata. Comunque è una skin rara, ve la faccio vedere da qua, eccola. Quindi appunto rara, al costo di 29 gemme o 1000 bling. Tra l'altro io l'ho già provata sta skin, e come vedete la versione normale ha un gomitolo, la versione skin ha una bomba, però in realtà non la tira questa bomba, che vabbè in realtà ci sta, è una skin da 29 gemme, è giusto che sia così, però non capisco perché nella preview c'era una bomba se poi non la tira. Beh, la skin comunque la state vedendo, molto carina. Ovviamente vabbè, anche l'attacco normale non cambia. Vi faccio giusto vedere se non ci va a crepare l'iris, come non detto. Ok, eccoci qua, vado a tirare i miei colpi normali dalla sua schiena e sono sempre gomitoli. Peccato, avere delle bombe sicuramente sarebbe stato un po' più content. Per quel che riguarda invece le skin del pass, allora, qua è un po' un casino, perché questo pass, l'anno del drago, è la stagione di febbraio. Per cui il brawler esce a gennaio, la skin di prima esce a gennaio, queste skin in realtà escono a febbraio. Come abbiamo visto ci sono tre colorazioni, noi andiamo a vedere quella normale. Sono tutte e tre skin epiche, però sono esclusive del pass. Quindi per averle bisogna per forza shopparsi il pass. Quindi andiamo a prenderci la versione normale senza plus, con anche icona, pin, ok. L'andiamo a provare, in teoria in questo caso l'attacco dovrebbe cambiare. Questa non l'ho provata, quindi non so dirvi se è così. Per quel che riguarda... beh, in realtà l'attacco non cambia, bro. Tira sempre sti graffietti. Forse cambia leggermente il colore, può essere? Vabbè, vediamo adesso quando siamo addosso al bro se cambia. Anzi, facciamo una cosa. Usiamo anche la super addosso agli avversari. Sì, forse anche qua il colore non era rosa, o mi sbaglio? Vabbè, vediamo se al posto del gomitolo tira altre robe. Ok, qua cambia, tira delle campanelle, tipo. Vabbè, diciamo che nulla di così assurdo, ecco. Cioè, a mio avviso, per essere anche una skin del pass, io non la ritengo tutta sta grande roba. Delle due, secondo me, è molto più bella la versione normale. O anche Billy the Kid è molto bella. Questa qua a me non convince. Però vabbè, ad ogni modo, ragazzi, per questo video direi che possa essere tutto. Mi raccomando, un bel like, iscrizione, scampanellata tattica. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.